Sì, il progetto risale a Muzio Motolese perché Muzio Motolese aveva nella sua caratterialità, nella sua sensibilità pastorale, la volontà di assicurare alle comunità parrocchiali luoghi di culto adeguati alle esigenze della popolazione. Per cui questo quartiere, che era nato negli anni 20-30, la sua chiesa ormai era insufficiente. E si è fatto portatore di questa esigenza, sollecitando il parroco dell'epoca a pensare a progettare una nuova chiesa. Infatti, quando sono arrivato qui, il parroco aveva in mente un allargamento della chiesa, ma una volta preso il coordinamento pastorale come parroco, ci siamo resi conto che non era facile l'allargamento della chiesa vecchia. E si è passata alla progettazione di una nuova chiesa, completamente nuova, che rispettasse l'esistente, ma che nello stesso tempo avesse delle peculiarità proprie per essere adeguata ai tempi attuali, sia da un punto di vista liturgico, sia da un punto di vista funzionale. Questo è stato un pochettino lo spirito che ha animato i progettisti, l'architetto Trovato e l'ingegner Carpitella, a elaborare un progetto completamente nuovo che potesse soddisfare le esigenze di tutti.